Buonasera a tutti, benvenuti a quest'ultimo appuntamento della settimana con Virtual Studium, il sesto. Per chi ci seguisse soltanto da oggi, Virtual Studium è il progetto di divulgazione online dell'Università degli Studi di Siena, nato dalla collaborazione di Usina Campus, U-Radio, Ciclo Maggio e coordinato dal professor Tarcisio Lancioni e Marta Moschini. Io sono Fabiana, faccio parte del team di Usina Campus e sono ex membro di Ciclo Maggio ormai. Il nostro ospite di questo pomeriggio è il professor Marco Bettalli, professore ordinario di storia greca presso il DFGLAM, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, che saluto e ringrazio per la sua partecipazione, ci dovrebbe raggiungere a momenti. Professor Bettalli, ve lo presento intanto che aspettiamo la sua partecipazione. Nel corso della sua carriera si è occupato di, principalmente di economia dell'Atene classica, ma nelle sue ultime ricerche si è dedicato alla guerra nel mondo antico. E questa sera sarà ospite con noi per parlare di uno degli avvenimenti forse più tristi e che hanno segnato maggiormente l'immaginario di Atene classica, che è la peste di Atene. Serci. Dovremmo esserci. Ah, buonasera professore. Salve, ciao. Dunque, sì, la sento, la vedo bene, se potete lasciarci dei feedback nella sezione commenti, anzi vi inviterei a lasciare domande, richieste di spiegazioni per il professore qualora lo desideraste nella sezione commenti. Dunque, io ho già presentato i suoi ambiti di ricerca che sono stati quello economico di Atene classica e quello ultimamente della guerra nel mondo antico, mi bacchetti pure se erro, e comincerei questa diretta di oggi con una riflessione. Ieri abbiamo parlato assieme al professor Verzichelli di Europa e di un comune sentimento europeo che accomuna tutte le nazioni dell'UE, garantito da una serie di valori e istituzioni comuni, ma anche la Grecia antica era costituita da un comune sentire panellenico, in particolare rispetto al diverso, e il diverso per antonomasia erano i persiani. Tuttavia la pestilenza di cui parliamo oggi con lei avviene in un momento storico in cui forse questo sentire comune viene un po' meno. Ma assolutamente sì, in realtà il sentimento comune, cioè l'ellenikon per dirlo in greco, era, non dico che non esistesse, ma certamente il campanilismo, chiamiamolo così, di ogni singola città, di ogni singolo stato, che poi era una città-stato, era molto 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 più forte. Non a caso quello di cui parliamo stasera avviene esattamente nel primo, dopo che appena un anno è iniziata la guerra, che infatti è stata chiamata la guerra civile dei greci, perché è la guerra che vede Atene contro Sparta e praticamente tutte le città greche o con Atene o con Sparta che combattono fra di loro, per cui quindi il sentimento comune a tenere la stessa stirpe, lo stesso popolo, è molto labile, diciamo. Poi in altre parti ha in qualche modo potenziale, ma in questo momento è scarsissimo, se così vogliamo dire. E posso cominciare io a parlare? Sì, certo, io la inviterei a parlare dell'argomento di oggi, magari ecco, inserendola all'interno del contesto storico, riferendoci soprattutto a a studenti non specialisti, quindi magari rinfreschiamo la memoria liceale a tutti. Sarò leggerissimo, per quanto si può essere leggeri, parlare di cose che videro la morte di parecchie decine di migliaia di persone in poco tempo, ma insomma è sempre leggero però.
siamo nel 430 avanti Cristo, 2450 anni fa, è appena iniziata la guerra del Peloponneso, vi dicevo, e nella città di Atene siamo verso... Mi scusi se la interrompo, mi dicono nei commenti che la sentono poco, quindi se potessi alzare la voce leggermente. Così va meglio? Attendiamo risposta, feedback. Io sono il telefonino molto vicino, per cui... Sì, sì, può procedere, io la sento bene, poi magari ci diranno gli ascoltatori. Dicevo, siamo nel 430 avanti Cristo, verso fine maggio, inizio giugno, non, la cosa non è chiarissima, e nell'Atene, proprio nel centro di Atene, nella città di Atene, scoppia una pestilenza. Una pestilenza che poi si rivelerà assolutamente terribile, perché dico subito adesso, a fine pestilenza, circa fra i 3-4 anni dopo, risulteranno la bellezza di non si sa quanti, ma forse addirittura la metà della popolazione di Atene, coinvolta e morta per questa pestilenza. E tornerò dopo sul numero dei morti, perché ci sono alcune cosette da dire. E questa pestilenza ha la fortuna, se così la possiamo chiamare, di avere un testimone d'eccezione. Il testimone d'eccezione che è Tucidide, il grande storico greco, forse il più grande degli storici greci, che racconta in una specie di piccolo excursus, ma sono un bel po' di pagine, 7-8 pagine, che credo voi abbiate messo in online, se qualcuno se le voleva leggere, non me lo ricordo, mi sembra di sì. Sì, è giusto la prima parte in cui si parlava degli interventi dei medici, poi il resto ci è sembrato un po' troppo... Avanti, non c'è, ma insomma è una narrazione piuttosto circostanziata, davvero molto circostanziata, per questo è anche diventata famosa, perché Tucidide, che dice lui stesso di aver preso questa malattia, di essere andato vicino a morire, poi la descrive con moltissimi particolari, proprio anche piuttosto insomma, terribili, e in modo che tutti possano saper conoscere e tramandare ai posteri di questa terrificante pestilenza. Ora io lascio stare subito, anche perché non abbiamo molto tempo a disposizione, e tutti i particolari medici, e ci sono stati scritti centinaia di articoli su che diavolo di malattia fosse. Purtroppo, come ormai siamo diventati tutti virologi e epidemiologi, e sappiamo tutti come i virus purtroppo spesso mutino, anche mutazioni genetiche simili. In 2450 anni molto probabilmente questo virus è mutato, perché noi la chiamiamo comunemente peste, loimos in greco, ma in realtà non sappiamo di che diavolo si trattasse, perché la descrizione di Tucidide è precisissima, ma non conosciuta. L'ipotesi più probabile sembra tutto sommato il vaiolo o una forma particolare di tifo, ma sono parole così, perché non c'è nessuna certezza, in quanto che appunto non corrisponde a questo. Perché non è stato possibile fare comunque studi magari su i resti della popolazione ateniese dell'epoca comunque. No, questo non è assolutamente possibile. Cioè è possibile in taluni casi, in determinate circostanze, ma di tombe che abbiano a che fare con la peste non c'è assolutamente traccia. Per cui purtroppo noi abbiamo una descrizione eccezionale per i livelli dell'epoca e anche per qualsiasi livello storiografico, se proprio vogliamo, ma non abbiamo alcuna fonte, diciamo, parallela che ci dica un granché. Noi abbiamo Tucidide e basta, per fare un esempio che forse possono capire tutti. È come se un esperimento scientifico lo facesse un grande laboratorio, forse il migliore del mondo, ma non ci fosse la possibilità di ripeterlo, e questo ci dà qualche problema, perché non abbiamo nessun modo di confrontare con quanto dato quello che dice Tucidide. Comunque io, visto anche appunto il tempo a disposizione, vorrei soffermarmi
su qualche aspetto psicologico che è molto simile, e questo in qualche modo, non so se ci rassicuri, forse no, ma insomma è molto simile a quanto noi vediamo in questi tumultuosi e piuttosto terribili, anche questi, anche se onestamente l'OIMOS di Tucidide è molto più grave della nostra pandemia, consoliamoci almeno su questo, per questo, ma ci sono degli atteggiamenti della gente che sono molto simili, sono interessanti, perché sembra quasi che in 2500 anni non sia cambiato quasi nulla. E a cosa sto alludendo? Prima di tutto, la gente, prima di morire, parla moltissimo e dice un sacco di sciocchezze. Per esempio, ipotesi complottiste, sono stati gli spartani ad avvelenare i pozzi, i poveri spartani non avevano nessun mezzo, non era molto semplice la cosa, non sarebbe stata molto semplice, non è mai venuta in mente a nessuno onestamente, e però per Atene circolava queste voci, perché gli spartani stavano per invadere l'Attica, erano lì, la guerra era scoppiata, per cui davano la colpa. Poi, scusi se la interrompo, tanto più che poi Tucidide mi sembra che dica che gli spartani appena scoprono dell'epidemia scappano via più lontano possibile. Se ne svanno a un certo punto gli spartani, assolutamente sì. Infatti l'invasione spartana dell'Attica, che avveniva ogni anno per disturbare, diciamo, gli Atenesi, ora facciamola veloce, e quell'anno dopo un po' se ne vanno subito perché non gli conveniva. E fra l'altro è abbastanza sorprendente perché, se proprio vogliamo fare un piccolo particolare, questa epidemia fu assolutamente terribile, come dicevo, all'interno di Atene, ma non è che si propagasse con grande velocità, certo non era un mondo globalizzato come il nostro, ma per esempio sembra che nel Peloponneso, che poi alla fine sono 150 chilometri, non è che sono un milione di chilometri, a Sparta e nel Peloponneso questa epidemia non ci fu assolutamente, per cui rimase circoscritta sostanzialmente ad Atene. Questo in qualche modo è un vantaggio, nel senso che la propagazione avveniva, certo c'erano anche molto meno contatti evidentemente, ma non ci fu assolutamente alcuna propagazione dell'epidemia stessa. Quindi diciamo che le conseguenze sono da poi in realtà soltanto sul territorio ateniese, sulla cultura e sulla mentalità ateniese più che greca. Semmai c'è stato un impatto diciamo psicologico sugli abitanti, non si tratta di una pandemia come quella che stiamo vivendo adesso. No, assolutamente no. È mondiale, diciamo. Assolutamente no, questa è una pandemia, è una epidemia limitata ad Atene. Ha delle conseguenze spaventose, nel senso non sappiamo nulla, avevo promesso di tornarci, lo dico adesso subito. Tucidide, siamo in un mondo molto, molto classista, molto gerarchico. Tucidide ci dice quanti opliti, cioè quante persone, diciamo, benestanti che potevano permettersi un determinato tipo di armatura, morirono, 4.400, dice lui, più morirono 300 cavalieri, che cavalieri erano pochissimi ad Atene, forse meno di 1.000, ma dice di tutto il resto non è possibile sapere quanti ne morirono. In effetti non avevano alcun dato, non è che non ce l'abbiamo noi, non ce l'avevano neanche gli ateniesi. E diciamoci pure la verità, di quante donne, di quanti bambini, di quanti poveri, di quanti, non parliamo degli schiavi o degli stranieri residenti che c'erano ad Atene, morirono, nessuno si interessava minimamente di avere una qualsivoglia statistica, e quindi non viene tramandato da Tucidide perché non lo sapeva, e fondamentalmente non viene tramandato da nessuno, non lo sappiamo neanche noi. Però conoscendo un po' il numero degli opliti, più o meno morirono circa il 30-35% degli opliti ateniesi, si può pensare che in categorie meno protette, più povere e simili, le morti siano state tutte più, e quindi non si andrà tanto lontano dall'immaginare un 50% della popolazione defunta per questa epidemia, che poi infuriò nel 430-29, poi si sospese circa un qualche mese, non sappiamo perché, e poi riprese nel 427-26. Comunque è stata una cosa lunga. Conseguenze psicologiche. È interessante questo, perché noi siamo più fragili degli ateniesi di 2500 anni fa. Qui siamo culture che cui la morte è vicina, la gente vede continuamente
veramente gente morire su cinque figli che nascono, 3-4 sono destinati a non raggiungere la maggiore età, e la morte non fa così paura, è evidente che fa paura, un'epidemia del genere fa paura in qualsiasi circostanza, ma l'abitudine alla morte fa sì che la reazione psicologica sia molto più serena, non posso dire evidentemente, ma certamente Atene si riprese molto bene fin dal 425, continuò la guerra, e nelle fonti successive non ci sono poi tantissimi riferimenti a questo terribile avvenimento che comunque non ci sono conseguenze di lungo periodo, dato che lei si è in passato occupato di economia di Atene classica. Volevo chiederle appunto questo. Ieri abbiamo sentito il nostro Presidente del Consiglio chiudere tutte le attività produttive non essenziali, ecco. E quindi ci immaginiamo, sia per quanto riguarda l'Italia, sia poi per quanto riguarda il mondo intero, l'Europa in particolare, delle conseguenze economiche abbastanza forti. Per quanto riguarda invece Atene, ci sono state delle conseguenze che potremmo dire in un certo qual senso paragonabili, anche se naturalmente i sistemi di produzione poi sono molto diversi? Oppure semplicemente è stata una piccola parentesi da cui poi si è ripresa piuttosto bene in fin dei conti? Beh, se dovessi dare una risposta secca direi la seconda che ha detto, cioè ci fu una ripresa piuttosto veloce. Dobbiamo considerare, non abbiamo evidentemente tempo per parlarne distesamente, ma l'economia nella società greca era qualcosa di profondamente diverso da quello che è per noi. Noi ci basiamo sempre su considerazioni di tipo economico, su statistiche, su dati fallimenti e quant'altro. Sappiamo benissimo come una delle principali paure, al di là del dolore umano per le perdite, eccetera eccetera, sarà per una recessione probabilmente mondiale che ci colpirà in qualche misura tutti e qualcuno gli altri, eccetera eccetera. Ad Atene nessuno faceva un ragionamento del genere. È anche discutibile se ci siano state che siano state veramente colpite realmente dall'epidemia. Certamente la gente moriva, qui si ragionava soprattutto in termini di manodopera, ma la manodopera era anche schiavile, gli schiavi si potevano sempre ricomprare. Era un mondo molto diverso da questo punto di vista, veramente molto, molto, molto diverso. Molto simile invece sono certi atteggiamenti, per esempio. Io mi sono segnato nella descrizione di Tucidide un passo molto bello, anche molto triste, in cui dice che i medici noi possiamo prenderli un po' in giro, poverini, le conoscenze non sono certo quelle di oggi, ma ricordiamoci che Tucidide è un contemporaneo e probabilmente ha avuto anche qualche misura a che fare con la sua scuola di Ippocrate. Ippocrate è il fondatore della medicina ed era un uomo profondo a livello intellettuale, grandissima intelligenza, certamente non aveva le conoscenze scientifiche che abbiamo noi, non ci andava neanche vicino, ma i medici comunque c'erano in qualche modo come categoria, e dice Tucidide morivano molto più quanto non morissero le persone normali, perché si avvicinavano ai malati cercando di curarli. Ora è evidente che condizioni sono completamente diverse, ma il pensiero non può che andare al sacrificio umano che anche i nostri medici hanno fatto. Sapete che ci sono numerosissimi medici contagiati e qualcuno, ahimè, anche morto, perché i medici sono sempre in prima linea. Lo erano ad Atene in maniera completamente diversa, in maniera completamente non paragonabile, evidentemente, ma poi la conseguenza fisica, la conseguenza pratica è la stessa, i medici sono quelli che più si avvicinano ai malati e che più rischiano. E poi c'è anche una bellissima notazione su quelli che invece rifiutavano ogni aiuto e morivano da soli, in solitudine. Noi sappiamo come uno dei drammi umani più gravi di questa pandemia, proprio le persone che in isolamento, magari anche assistite dai medici, non muoiono senza poter vedere i propri cari per l'ultima volta. E questo lo fa notare in maniera più proprio puntuale, precisa, e questo è molto bello secondo me. E un po' meno bello, finisco questo discorso che avevo iniziato prima, poi abbiamo parlato di altre cose, un po' meno bello è quello della gente che parla
scusate il tono colloquiale, perché ha la bocca, perché ad Atene circolavano un sacco di cose che corrispondono in qualche misura a quello che leggiamo, lo abbiamo in social network, che certamente la cosa è moltiplicata per 1 milione o per 1 miliardo, ma c'è tanta gente che dice qualcuno lo aveva detto che sarebbe successo, citando, qui si citano romanzi o relazioni più o meno fantasmatiche di servizi segreti o di centri di ricerca, sul fatto che sarebbe avvenuta. I greci più banalmente avevano gli oracoli dei tempi, che dicevano che sarebbe venuta una grande pestilenza, un grande loimos. Poi il fatto che gli oracoli in realtà avevano detto limos, che è carestia, forse la radice la stessa, non parliamo di cose di greco, ma comunque tanti complottismi che si generano. E poi ci sono un sacco di imbecilli in giro, sia da terra come sempre, da noi, che se ne approfittano magari, che rubano, che fanno delle cose terribili anche su persone che stanno morendo, e invece ci sono persone molto per bene che dedicano tutte se stesse e magari muoiono prima perché si dedicano agli altri. Del complottismo ho già detto, e quindi è un quadro psicologico della reazione all'epidemia e a questo stato drammatico, non poi così tanto diverso dal nostro, anche se la realtà era diversa. Sì, infatti questo stesso episodio è stato ripreso da numerose testate nazionali. Per esempio, ho notato che c'è stato scritto un articolo sul Messaggero, sul Corriere della Sera, eccetera. E a proposito di questo, io volevo farle una domanda forse un po' difficile da licenziare in poco tempo, comunque gliela pongo lo stesso. Secondo lei, questo rievocare gli episodi del passato, cercare una sorta di consolazione in una condizione umana che poi, nonostante i secoli che ci separano, è sempre la stessa, può effettivamente portare a un qualche giovamento e allo stesso tempo migliorare il nostro rapporto con i classici, magari cercare di avvicinare il grande pubblico a un mondo classico che sta venendo sempre più dimenticato? Oppure secondo lei è soltanto una breve parentesi che durerà il tempo della quarantena? Le direi che durerà solo il tempo di una quarantena, però io penso faccia bene, nel senso che, Dio mio, abbiamo talmente tanti problemi che non sarà certo un'iniziativa come questa o come mille altre che certamente ci saranno in giro per l'Italia, o forse non solo in Italia, a risolverci i problemi. Avvicinarsi ai classici sarebbe qualche insegnamento, lo danno, non penso che sia sicuramente una soluzione, che diveniamo veramente migliori, ma certamente male non fa, non solo, è una cosa che ci arricchisce culturalmente. Io spero che arricchirsi culturalmente sia sempre qualcosa di importante. Poi vedere cose simili che sono avvenute nel passato, una consolazione di tipo molto, molto generico, non è particolarmente, non so quanto, io spero di sì. Sì, è in realtà il film della nostra iniziativa, quindi la mia risposta era un po' implicita, però ecco, volevo sapere cosa ne pensava lei. Ovviamente se io devo pensarne bene, nel senso ci ho dedicato la vita, ma in qualche misura io mi ci diverto molto anche a studiare il passato. Chissà, qualcuno fa, è vero che è in diminuzione, assolutamente sì, credo che questo porti anche un sacco guai, questo di danni, però non è un argomento davvero troppo grosso per poterlo affrontare così rapidamente, insomma. Sì, tanto più che siamo quasi in chiusura, il nostro tempo è quasi terminato, e io le vorrei porre quella che è diventata la domanda di rito, che è dunque, sì, dato che la quarantena è ancora lunga, forse diverrà ancora più lunga, ha qualche libro da suggerire ai nostri ascoltatori, un romanzo storico, anche un saggio divulgativo che è possibile affrontare anche da non specialisti? Allora,
sì, ce ne ho migliaia, però romanzi storici io francamente non ho nulla assolutamente contro, sono anche molto belli, però sulla realtà greca, bah, sinceramente no. Sì, ne conosco qualcuno, ma non mi sento poi particolarmente di consigliarlo. Darò qualche consiglio un pochino elevato, nel senso, non so, per esempio sul mondo delle Atene, che noi ci stiamo occupando di Atene, perché questo era l'argomento, c'è Luciano Canfora, che conoscono un po' tutti, perché scrive cifre. Naturalmente, famosissimo. È un grandissimo conoscitore della realtà antica, greca e romana, ha scritto Il mondo di Atene, che è una sua raccolta di moltissimi articoli, che lui scrive, Canfora scrive molto bene, molto apparentemente leggero, poi alla fine capisci che non hai capito niente, però sul momento scrive anche in maniera molto accattivante, e lì parla anche di un sacco di cose sulla democrazia ateniese, su cose che ovviamente non abbiamo fatto oggi perché non abbiamo tempo, ma che diciamo il contesto della peste è trattato in maniera splendida, secondo me era della terza che è reperibile ovunque. Poi sul mondo antico, perché insomma di mondo antico mi occupo e sarebbe un po' assurdo che andassi fuori del mondo antico, appunto, non so, mio collega Bettini, che è stato anche vostro ospite, L'elogio del politeismo, è un libro bellissimo, che quello è molto leggibile proprio e fa capire tantissime cose, perché ne abbiamo parlato proprio velocissimamente sul fatto dei miracoli, della religione, usciti del forse più laico, verrebbe da dire ateo, i greci, ma moltissimi scritti, invece testi dell'antichità sono pervasi di profonda religiosità, e l'elogio del politeismo è un confronto, una comparazione tra il nostro modo di vedere il rapporto con la divinità in generale, come lo pensi, e invece come ciò veniva visto nel mondo antico, che ci apre un sacco di prospettive splendide. E boh, ce ne ho tanti, io concluderò con ognuno ha uno storico preferito, come ha calciatore preferito, e il mio storico preferito è Moses Finlay, che ha scritto un libro sempre di La Terza, La politica del mondo antico, che è anche questo leggibilissimo, molto leggero apparentemente, che ci fa capire, ora io ho detto un sacco di cose che erano simili alle nostre reazioni, ma in realtà è un mondo molto diverso dal nostro. Io nelle mie lezioni cerco sempre di notare la differenza rispetto al mondo moderno, piuttosto che le somiglianze che spesso sono ingannevoli. Sì, se dovessimo parlare in termini antropologici, è sempre il famoso dibattito tra prospettiva emica e prospettiva etica. Ecco. Ah sì, beh. Del mondo antico, non posso che sposare questa visione. L'Inghilterra ha fatto all'inverso, come si fa di solito, e con Bolton, ma Cartismo ha scritto un libro che... Mi scusi, sto perdendo forse la connessione. Non vi te dirò, perché insomma è impossibile. No, scusi, forse la mia connessione è molto lenta, non so se è un problema mio, se possono lasciarci dei feedback nei commenti. Comunque prego, devo interrompere. Sì, mi sembra tutto regolare adesso, mi scusi. Problemi, ci dicono. Ancora? Dunque, no, prego, non volevo interromperla, penso che adesso dovremmo esserci. Più o meno ne ho detti tre. Ok, perfetto, no, perché avevo perso il terzo, ecco, forse andavo un po' in ritardo. Io la ringrazio ancora, il nostro tempo purtroppo è terminato. E vorrei ringraziare tutti quanti coloro che sono intervenuti come spettatori stasera. Di nuovo
Ringrazio lei e vi do appuntamento a domani alle 17, sempre su Usiena Campus, sempre in live con la professoressa Giulia Giovani, che propone un intervento dal titolo Riflessioni musicali sui tempi. A domani, arrivederci, grazie professoressa.